Da quanto tempo è così, signora, la strada? Più di 3-4 anni. E nessuno interviene? Nessuno ne interviene. Quindi che possiamo fare? Si fa la danza, ecco. Così, balliamo. Signor Crisera, una situazione insostenibile più questa. È una vergogna veramente, nel 2024, dopo almeno un anno che la strada è così messa e solleciti al comune e a tutti quelli che ho potuto mandare messaggi, è una situazione intollerabile, migliaia di macchine al giorno passano di qua. E la nostra attività, che tra la via Feudo e l'incrocio con via Militare, i nostri clienti che vengono in cantina sono veramente amareggiati da questa situazione. I trasportatori che vengono a ritirare il vino che noi spediamo si rifiutano di venire perché, avendo sul camion anche altre pedane, più di una volta gli si ribaltano le pedane perché con questa situazione non possono venire a caricare. Quindi si rifiutano addirittura? Addirittura si rifiutano anche a venire. Io non so più con chi parlare, a chi lo devo dire. Lo avrei fatto io con un Bob Carte a spianare questa strada, ma non lo posso fare perché è vietatissimo. È una situazione insostenibile, neanche nelle favelas del Brasile, nel 2024 a Reggio Calabria, a Catona. E caspita. Più volte quindi lei stava dicendo che aveva segnalato all'ordine competente, col comune, e nessuno interviene. E dopo mesi e mesi, sono passati più di un anno che c'è questa situazione. Non è tollerabile, non è accettabile, dobbiamo prendere un provvedimento. Addirittura lei dovrebbe portare i suoi vini nella nazionale a caricare i camion. Più di una volta devo mandare i pallet dei vini che spediamo, li devo consegnare io nei depositi degli spedizionieri, perché si rifiutano a venire, hanno fatto danni e ho visto con i miei occhi. Un danno per la sua azienda questo, vero? Certo che è un danno per la mia azienda, ma non solo per la mia azienda, ma per tutta la gente di Catona, anche perché questo senso unico, c'è la scuola elementare, le scuole medie, e da qui passano tutte le insegnanti, tutti i genitori che vengono a prendere i bambini, c'è un paese, due paesi più avanti, Rosalie e Salice, ma più di 1000 macchine al giorno passano di qua, ma è insostenibile questa situazione.